abbiamo 4 guadi da superare. Questo è il primo, è il più tranquillo. Oggi è più tranquillo rispetto all'altro giorno. La nostra struttura si trova nella parte alta, ma ora faremo questo sentiero per andare là in cima dove ci dovrebbe essere un mirador. Sempre con calma perché siamo comunque a 2500 metri. Come guardrail per la massima sicurezza hanno messo queste piante grasse. Ogni tanto ci sono delle panchine per riposarsi ed ammirare il panorama. Arrivati quasi in cima e guardate che spettacolo. Sembra che i primi insediamenti di Iruja vennero costruiti proprio per dar ristoro alle popolazioni nomadi di passaggio, ma la chiesa della cittadina è stata costruita con certezza nel 1753. Ora però scendiamo nel paesino. Il pueblito di Iruja scende dalle montagne come fosse una colata lavica. Essendo circondato dal fiume non può non ricordarci i paesi fantasma della regione Calabria. Questa è la via che ci avete visto percorrere in moto. Siamo arrivati all'altezza della iglesia intitolata la Virgen del Rosario, l'emblema assoluto della città di Iruja e il primo simbolo che si vede arrivando da lontano. Abbiamo chiesto ai signori qui dietro, la partita è praticamente un derby perché sono dei barrios, sono dei quartieri diversi di Iruja, però è in realtà un torneo perché domani mattina dalle 8 fino alle 16 della sera giocheranno sempre e la prima partita dovrebbe essere veterani contro mujeres, addirittura. E comunque il perro a bordo campo si fa una dormita pazzesca. Ragazzi, ci chiede spesso di condividere i nostri pensieri più profondi anche nei momenti tranquilli, spensierati. Abbiamo fatto tutto il giro di Iruja a piedi, ovviamente con 10 minuti si gira tutto il pueblo. Siamo arrivati fin qua perché sentivamo le urla, le grida dei tifosi e il pensiero vola alle possibilità che hanno questi ragazzi, le possibilità che avevamo avuto noi, le possibilità che hanno i ragazzi in Europa. È disarmante il confronto, sono vite totalmente diverse, qua si respira tanta tranquillità, la gente è super tranquilla, super serena, però non possiamo nascondere che sembrano due mondi totalmente differenti. Noi intanto ci godiamo la partita del sabato sera, il torneo è iniziato, purtroppo domani non ne potremmo godere, ne godremo adesso e godetene insieme a noi. Sì, perché domani ripartiamo, siamo stati qua per 2 giorni, però volevamo vedere questo pueblito che ci hanno detto è fondamentale da visitare, soprattutto per chi è motero come noi. È stata una sorpresa enorme perché il contorno, il contesto non sembra veramente di stare in Argentina, sono tutte montagne imponenti che fanno quasi paura. È bellissimo respirare questa atmosfera, è bellissimo stare qua e al tempo stesso è anche bellissimo condividerlo con tutti voi. Cartellino giallo intanto, eh? Occhio.
E comunque, ragazzi, l'atmosfera che si respira è la stessa degli stadi in Italia, anche quelli delle categorie più basse. Ci sono le ragazzine che guardano i ragazzini magari più carini, che urlano per tifare per qualcuno. Ragazzi, tutto il mondo è paese e in tutto il mondo ci si emoziona. E forse qua ci si emoziona anche di più. E comunque il pensiero è inevitabile, chissà mai se qualche procuratore europeo potrà mai passare da queste parti. Speriamo di sì per loro, ma speriamo di no, perché magari rovinerebbe la vita a qualche altro argentino nel corso della storia. Incrociamo le dita per loro. Per il perro la partita non è emozionante. Il numero 9 è un ragazzino piccolissimo, appena entrato, ma ha un tifo pazzesco, forse il fuori classe. E comunque mi voglio soffermare sul contesto intorno a campo di calcio. Scrivete nei commenti se avete visto un campo incastonato come questo. Nel frattempo, invasione di campo del perro. Lo amamos. Doppia invasione di campo e anche il perro si è svegliato. La partita è finita, noi siamo tornati in balconata per ammirare questo spettacolo. Sono le 19 di sera e ci sono 16 gradi. Allora, che ci dici della partita, ma soprattutto che ci dici di questo posto? Che sarebbe piacevole non andarsene. Terminiamo la giornata con il lavoro. Prima di pubblicare il video lo devo far vedere all'assistente, che lo deve approvare, se no non si può pubblicare. Ragazzi, buongiorno. Oggi, contro tutte le aspettative, c'è il sole. Tenerona e Sara pronte. Adesso purtroppo con il sole contro non si vede l'imponenza della montagna, però da questo lato si iniziano a vedere le incanalature. Adesso scendiamo in piazza, sperando di farcela, perché la discesa, se vi ricordate, è muy complicata. Ma noi sempre, despacio, con calma. Oh my god! Anche perché guardate, il guardarail è sempre presente. Hola! Che ce la facciamo? Sì, solo che dal ripio alla pietra non cambia molto, perché la pietra che inizia ora è sconnessa almeno quanto il ripio. Dai, che sicuramente dalla camera non si percepisce la pendenza, perché il grand'angolo è una questione di ottica, ma vi faccio vedere da dietro la salitona, quindi vi rendete conto, forse produce questo effetto. Bisognerebbe farci un video pippone dedicato. È domenica mattina, Iruja si sta risvegliando molto lentamente. Come al solito gli argentini fanno festa fino a tarda notte, come la mia natura. Ma pensa avere un problema ai freni in questo punto. Beh, non si augura nessuno. Ti ritrovi dentro il fiume senza batter ciglio. Perro, qua bisogna andare a destra, qua a sinistra e arriviamo in piazza. Stamattina c'è anche la messa. Bueno, vamos a bajar. E come ci avevano preventivato, qui di fronte a noi, al campetto dove eravamo ieri, è reiniziato il torneo. Ci avevano anticipato, alas 8 inizia il torneo, che si protenderà fino alle 16 di questo pomeriggio. Il ponte attraversato ieri. Adesso troviamo un punto panoramico da dove far volare il drone, perché in piazza c'era la messa, non vogliamo disturbare. Ecco, dalla scritta Iruja è perfetta la partenza. Fermi di fronte alla scritta che vi dà il benvenuto al pueblito di Iruja, andiamo a vederlo dall'alto. Safe to shore.
Lasciamo il punto panoramico di entrata a Iruja. L'YPF, il distributore di benzina, è chiuso. Spero che si gode la giornata soleggiata. Osservate insieme a noi da vicino i crepacci sulle montagne, impressionanti. Comunque, se ben vi ricordate, abbiamo 4 guadi da superare. Questo è il primo, è il più tranquillo. Oggi è più tranquillo rispetto all'altro giorno. Allora, io vi ho detto che è più tranquillo, invece non era poi così leggero, era abbastanza profondo. Invece c'era una buca profonda e ha toccato anche sotto il cavalletto, ma ci abbiamo fatto a tenere la moto, dai. Il fiatone che avvertite è anche per la fatica. Ci vorrebbe un'altra caramellina. Adesso le prendiamo. Alle foglie di coca, adesso la prendiamo subito. Tra poco al navigatore ce ne dovrebbe essere un altro. Ecco dove siamo immersi. È tranquillo, però guardate, affonda. È tranquillo ma affonda. Quindi per sicurezza facciamo scendere Sara. Per farvi avere una visione migliore installiamo anche questa. Io sto cercando il punto più stretto per poter attraversare. Vai sul masso grande. È spazio. Il suo sporco lavoro l'ha fatto, bravissima, grandissima. Iniziamo il cammino a ritroso fatto arrivando. Una volta arrivati al pueblito si torna indietro. Wow! Eccoci arrivati ai super tornanti. Sul navigatore sono talmente ravvicinati che neanche si capiscono. Ecco il burrone dietro la curva. Terzo tornantone, non ha pendenza, quindi semplicissimo. Questo taglio netto evidenzia il fatto che con l'erosione siano crollati pezzi di roccia. Mentre qua iniziano i tornanti, quelli seri. Si sale di tanto con pochissima strada. Ovviamente come protezione abbiamo qualche masso che delimita la carreggiata. Quindi passiamo a sinistra, secondo tornantone, terzo tornantone, ok, passiamo sempre di qua, questo non ricordo più se è il terzo o il quarto, un po' di sabbia, ok, eccone un altro, vamos, ancora un altro, questa strada è pazzesca, poi la vediamo dall'alto. Di prima ci siamo spostati 1000 metri più in alto con 100 curve, ma anche queste ve le facciamo vedere dall'alto. Ottimo lavoro. E adesso godetevi questo silenzio e un po' di vento insieme a noi.
ripartiamo che oggi di strada ne abbiamo tanta da fare. Siamo arrivati nuovamente in cima, 4000 metri tondi tondi. Esattamente, di nuovo dove cambia provincia, di nuovo siamo in quella di Jujuy. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Arrivati a Valle Guado Pequeño, c'è molta meno acqua dell'altro giorno. Non facciamo scendere Sara. Ok, neanche affondava, quindi proprio semplice, semplice. Poi ci sono punti come questi, un po' più ignoranti. Però comunque la Tenerona non sente nada. Amore! Siamo quasi arrivati all'ultimo guado, nella parte finale sembra un po' di camminare all'interno del letto del fiume, anche perché il fiume è questo qua a destra. Oggi ci dovrebbe essere meno acqua. Pensate a passare di qua quando piove, quindi guardate, quasi tutta terra. La stessa acqua dell'altra volta. Sì. Quindi scendo. Pensavo ce ne fosse di meno. No, voglio scendere, amore. Dai, che ci passiamo. No, voglio scendere. No, voglio scendere, amore. L'altra volta però non siamo passati qua. Siamo passati là, perché qua vedo un po' di massi grandi. Stiamo sondando il terreno per poter guadare. Adesso tocca a noi. Il grande capo consiglia di andare più giù, dove forse l'acqua è ancora più bassa. Espacio. Bueno. E dopo 50 km di ripio siamo tornati sull'asfalto. Grandissimi ragazzi, grandissimi. Tenerona, riposati un po' ora. Ora 24 km alla cittadina di Humahuaca. E comunque per Irusha, che straconsigliamo come meta, 50 km di ripio all'andata, 50 al ritorno, 4 guadi più 4 guadi. Ovviamente guadi, come avete visto, semplicissimi, però fate attenzione alla pioggia, perché ho visto dei video dove i guadi diventano quasi impossibile da affrontare. Quasi arrivati a Humahuaca, il navigatore mi dice 2 km alla sinistra, ma abbiamo ulteriori 23 km tutti sterrati per andare a vedere da vicino l'Hornocal, ovvero la montagna dei 14 colori. E se non foste sicuri di essere arrivati, c'è un bel cartellone che scende dall'alto: Municipalidad de Humahuaca. Bienvenidos. Hola. Qua in teoria era il letto di un fiume. Che non è messa bene. Ok, povere sospensioni. Comunque, a parte quel tratto, la ruta sembra abbastanza messa bene. 15 km all'Hornocal, monolite fieramente indica la provincia di Jujuy come culla della serrania di Hornocal, tra i più bei cerros che vedremo al mondo. Qua si continua a salire, sono rimasti 7 km. La strada percorsa fino ad ora, come potete vedere, si è appena coperto il sole, ma noi siamo arrivati all'ingresso. Dai, sole, non fare il bastardone. Tenerona, ultimo sforzo. Venite dalla comunità di Hornocal. 500 peso a persona. Francesco. Italia. Grazie. Con l'orario è dalle 10 alle 18.
quindi prima delle 10 non si può entrare. Ora sono le 5 di pomeriggio, quindi avevamo ancora un'ora di tempo. E da qua ci ha detto che è rimasto solo un chilometro. Hornocal è anche il nome della comunità indigena del posto. Considerate che 1000 peso con il cambio attuale sono circa 80 centesimi, quasi una piccola donazione più che un biglietto d'ingresso. Poi voglio vedere anche l'altitudine, perché secondo me abbiamo superato i 4000 metri. Siamo arrivati Mirador Serranías del Hornocal, altura 4340. Che spettacolo, mamma mia. Devo trovare un posto per fare la foto alla Tenerona. La facciamo da qua, dai. Che spettacolo. Chicos, es un desastre. Qua la situazione è veramente drammatica. Tantissima gente si è accalcata attorno alla Tenerona. Con il drone ho dovuto fare un atterraggio di emergenza perché la batteria era finita, però sono riuscito a portarlo vicino a me, anche perché sennò non riuscivamo più a prenderlo. La gente mi diceva: dai Francisco, trapacca tranquillamente, mentre loro parlavano. Il drone poi lo controlleremo, non so se devo cambiare l'eliche perché ha falciato un po' l'erba quando è atterrato. Per il resto, ragazzi, sono quasi le 6:30 di sera, dobbiamo fare tutta la strada ritroso, 24 km di ripio, poi da Umahuaca diretti a Pumamarca. Forse arriveremo al calare del sole. Qua, quando il sole sta per calare, la temperatura baca tantissimo. Ragazzi, ci credete che ho visto l'Hornocal solo di sfuggita? Ora me lo godo 2 minuti e poi ripartiamo. È il momento di lasciare l'Hornocal. L'Hornocal è una formazione di sedimenti e la formazione è jacoraite, un calcare di diverse colorazioni che possono essere godute proprio perché l'erosione ha fatto sì che venissero tagliate triangolarmente e quindi possiamo vedere tutte le colorazioni che la roccia presenta. Sentite Sara parlare a singhiozzo perché i 4340 si fanno sentire e si fanno anche sentire un'ora e 43 minuti per arrivare a Purmamarca, quindi ora diretti, sparati, in quanto la temperatura come sempre è scesa tantissimo. Non ve l'abbiamo fatto vedere, ma abbiamo messo il più meno. Arrivati quasi a valle con il sole contro, non si vede nada. Però volevo condividere questo momento perché ci ha appena superato un pick up e guardate la polvere con il sole, bellissimo l'effetto. La polvere al sole è un po' l'eco di mondi lontani, di mondi disabitati, isolati, selvaggi. Proprio quello che stiamo facendo noi. Non sembra vero, ma 2 chilometri e siamo arrivati. Guardate sul navigatore, dopo il ponte torna l'asfalto. Mamma mia che serata e mamma mia che giornata. Tutto bene? Ecco il ponte che delimita la fine. Ora troviamo un distributore, poi 70 km tutti in discesa perché scendiamo anche di quota, destinazione Purmamarca. We'll be right back.
take it to the big sea.